Ciao, sono Anna e questo è My Italian Circle. Here we are with episode 4 of this listening practice series where we visit Italian Cities together. Today, we'll enjoy the Eternal Beauty of Rome. Nei tre video precedenti, Clara ha visitato tre città bellissime. Venezia, Bologna e Firenze. Oggi la seguiamo niente meno che a Roma. ascoltate bene e rispondete alle mie domande as always there is a special pdf for our patrons with additional content the transcript of this video is also reserved to our patrons join the circle on patreon to help us create more videos italian listening practice Tutte le strade portano a Roma. E così sono ripartita. Volevo rimanere a Firenze un'altra settimana, ma il tempo era davvero brutto e ormai avevo già visitato tutti i musei della città. Che sfortuna! Ma ormai è ottobre, comincia l'autunno. Spero che qui sia meglio. Mi hanno detto tutti che a Roma c'è sempre il sole. Non saprei, ci sono stata solo una volta, in piena estate. Mi ricordo solo che faceva un caldo terribile. Ci sei stata una volta sola. Non è così lontano da Venezia. Sono solo poche ore di treno e tutte le strade portano a Roma. Sai come si dice? Chi ha pane non ha denti e chi ha denti non ha pane. Oddio, questa non l'ho capita. Me la spiegherai la prossima volta. Va bene, adesso dimmi dove andrai stasera. Ho prenotato una camera in un bed and breakfast nel quartiere di Trastevere. Me l'ha consigliato Marco, quel ragazzo che ho conosciuto a Firenze. Il carabiniere? Sì, lui viaggia spesso tra Firenze e Roma per motivi di lavoro. Da Trastevere dovrei riuscire ad andare dappertutto a piedi. Giusto, a te piace tanto camminare. Stavolta però voglio anche prendere il bus turistico. Oh, adesso ti lascio, il treno sta entrando in stazione. Ciao Sandra! Clara sta parlando al telefono con Sandra. Dov'è in questo momento? Avete capito? È a Firenze? È a Venezia? E dove andrà a dormire questa sera? Riascoltiamo. E così sono ripartita. Volevo rimanere a Firenze un'altra settimana, ma il tempo era davvero brutto e ormai avevo già visitato tutti i musei della città. Che sfortuna! Ma ormai è ottobre, comincia l'autunno. Spero che qui sia meglio. Mi hanno detto tutti che a Roma c'è sempre il sole. Non saprei, ci sono stata solo una volta, in piena estate. Mi ricordo solo che faceva un caldo terribile. Ci sei stata una volta sola. Non è così lontano da Venezia. Sono solo poche ore di treno e tutte le strade portano a Roma. Sai come si dice? Chi ha pane non ha denti e chi ha denti non ha pane. Oddio, questa non l'ho capita. Me la spiegherai la prossima volta. Va bene, adesso dimmi dove andrai stasera. Ho prenotato una camera in un bed and breakfast nel quartiere di Trastevere. Me l'ha consigliato Marco, quel ragazzo che ho conosciuto a Firenze. Il carabiniere? Sì, lui viaggia spesso tra Firenze e Roma per motivi di lavoro. Da Trastevere dovrei riuscire ad andare dappertutto a piedi. Giusto, a te piace tanto camminare. Stavolta però voglio anche prendere il bus turistico. Oh, adesso ti lascio, il treno sta entrando in stazione. Ciao Sandra! Clara è sul treno che la porta da Firenze a Roma. Il treno sta entrando in stazione, quindi Clara è arrivata a Roma. Questa sera Clara ha prenotato una camera in un bed and breakfast a Trastevere, cioè nel quartiere che sta al di là del fiume Tevere molto vicino al centro di Roma. Continuiamo. Antico e moderno. Eccomi alla stazione di Roma Termini. È enorme. È davvero la stazione dei treni più grande d'Italia. Oh, server taxi. No, grazie, mi arrangio. Non c'è bisogno. Grazie. Vediamo dov'è il capolinea del bus turistico. So che c'è una fermata vicino a Trastevere, così posso lasciare i bagagli al bed and breakfast e intanto posso vedere la città. Buongiorno, quanto costa il biglietto per il bus turistico? Sono 30 euro per un giorno e 34 euro per due giorni. Un biglietto per due giorni, per favore? Mi conviene, così posso vedere tutto con calma. Ecco il suo biglietto. Il capolinea è qui di fronte. L'autobus parte tra due minuti. Grazie. Ecco che si parte. Che grandi viali, che spazi aperti e che palazzi monumentali. È davvero la capitale. Sentiamo cosa dice l'audioguida. C'è in tutte le lingue, ma voglio ascoltarla in italiano. Percorriamo ora via nazionale in direzione di Piazza Venezia. Di fronte a voi potete ammirare l'Altare della Patria, monumento dedicato a Re Vittorio Emanuele II e simbolo dell'unità d'Italia. Che costruzione imponente! Ma preferisco gli edifici di Roma antica. Alla vostra destra potete vedere i resti dei fori imperiali, risalenti al I secolo d.C. Di fronte, l'Anfiteatro Flavio, più noto con il nome di Colosseo. Che meraviglia! È tutto più grande di quello che immaginavo. Non posso scendere dal bus adesso con tutti questi bagagli, ma ci tornerò appena possibile. Eccoci a Roma! Come si chiama la stazione dei treni di Roma? Ve lo ricordate? E qual è il primo grande monumento che Clara vede sul percorso del bus? Riascoltiamo. Eccomi alla stazione di Roma Termini. È enorme. È davvero la stazione dei treni più grande d'Italia. Oh, server taxi. No, grazie, mi arrangio. Non c'è bisogno. Grazie. Vediamo dov'è il capolinea del bus turistico. So che c'è una fermata vicino a Trastevere. Così posso lasciare i bagagli al bed and breakfast e intanto posso vedere la città. Buongiorno, quanto costa il biglietto per il bus turistico? Sono 30 euro per un giorno e 34 euro per due giorni. Un biglietto per due giorni, per favore? Mi conviene, così posso vedere tutto con calma. Ecco il suo biglietto. Il capolinea è qui di fronte. L'autobus parte tra due minuti. Grazie. Ecco che si parte. Che grandi viali, che spazi aperti e che palazzi monumentali, è davvero la capitale. Sentiamo cosa dice l'audioguida, c'è in tutte le lingue, ma voglio ascoltarla in italiano. Percorriamo ora Via Nazionale in direzione di Piazza Venezia. Di fronte a voi potete ammirare l'Altare della Patria, monumento dedicato a Re Vittorio Emanuele II e simbolo dell'unità d'Italia costruzione imponente, ma preferisco gli edifici di Roma antica. Alla vostra destra potete vedere i resti dei fori imperiali, risalenti al I secolo d.C. Di fronte l'anfiteatro Flavio, più noto con il nome di Colosseo. Che meraviglia! È tutto più grande di quello che immaginavo. Non posso scendere dal bus adesso con tutti questi bagagli, ma ci tornerò appena possibile. La stazione di Roma si chiama Roma Termini ed è la stazione dei treni più grande d'Italia. Sul percorso del bus turistico Clara vede prima di tutto l'altare della patria. È un edificio recente perché è stato completato nel 1935. Sentiamo cosa succede dopo. Un viaggio nel tempo. Eccomi di nuovo al Colosseo. È una giornata bellissima. Non fa né caldo né freddo. Prima di tutto, la colazione. Buongiorno, cornetto e cappuccino, per favore. Subito, signora. Si sente pure lì. Gli riporto io. Marco mi ha consigliato bene. Questo bar è fantastico, proprio di fronte al Colosseo. Peccato che c'è tanto traffico a quest'ora. Sentiamo cosa dice questo podcast su Roma. Il Colosseo è il cuore di Roma. Perché è chiamato così? Sembra che il nome Colosseo sia nato nel Medioevo, molti secoli dopo la sua costruzione, perché l'anfiteatro sorgeva vicino a una statua colossale dell'imperatore Nerone. Nerone era proprio un megalomane. Andiamo avanti. Come altri monumenti antichi in tutta Italia, il Colosseo fu danneggiato nel corso dei secoli da incendi e terremoti e le sue pietre furono utilizzate come materiale da costruzione per altri edifici della città. Ecco qua signora, sono 6,50 euro. Che ce la spicci per favore? Gli spicci? Ah, le monete! Ecco qua, grazie. Però... È un po' caro, ma vale la pena per uno spettacolo così. Non ha prezzo. Clara si è seduta al tavolino di un bar e si gode la vista del Colosseo. Ha ordinato la tipica colazione romana. Cos'è? E quanto spende per la colazione? Riascoltiamo e provate a rispondere. Eccomi di nuovo al Colosseo. È una giornata bellissima, non fa né caldo né freddo. Prima di tutto, la colazione. Buongiorno, cornetto e cappuccino, per favore. Subito, signora, si senta pure lì, gli riporto io. Marco mi ha consigliato bene questo bar è fantastico, proprio di fronte al Colosseo. Peccato che c'è tanto traffico a quest'ora. Sentiamo cosa dice questo podcast su Roma. Il Colosseo è il cuore di Roma. Perché è chiamato così? Sembra che il nome Colosseo sia nato nel Medioevo, molti secoli dopo la sua costruzione, perché l'anfiteatro sorgeva vicino a una statua colossale dell'imperatore Nerone. Nerone era proprio un megalomane. Andiamo avanti. Come altri monumenti antichi in tutta Italia, il Colosseo fu danneggiato nel corso dei secoli da incendi e terremoti e le sue pietre furono utilizzate come materiale da costruzione per altri edifici della città. Ecco qua signora, sono 6,50 euro. Che ce la spicci per favore? Gli spicci? Ah, le monete! Ecco qua, grazie. Però... È un po' caro, ma vale la pena per uno spettacolo così non ha prezzo. Clara ha ordinato cornetto e cappuccino. Quando sei a Roma, vivi come i romani. Questo proverbio risale al Medioevo. La colazione di Clara costa 6,50 euro. Un po' caro, ma è proprio di fronte al Colosseo. Ascoltiamo ora l'ultimo dialogo. Ho deciso. Pronto? Ciao Clara, tutto ok? Novità? Sandra, ho deciso. Voglio trasferirmi a Roma. Ma sei lì solo da due giorni. Sei impazzita? Sono impazzita per questa città. È meravigliosa. Voglio vivere qui per sempre. Ma non starai esagerando? <ride> Beh, intanto voglio passare qui almeno le feste di Natale. Il clima è perfetto, c'è sempre una luce calda, bellissima, e poi tutta questa storia antica, incredibile. Ma non c'è troppa confusione. Guarda che io sono abituata al caos di New York. È diverso però. Il traffico, il rumore, la sporcizia sicuramente roma ha anche tanti problemi ma io la adoro sono contenta che ti piaccia così tanto se davvero ti fermi un po di più potrai anche venire a trovarti che bella idea prendi una freccia e vieni qui anche tu per qualche giorno e poi potremmo passare il capodanno insieme il capodanno lo passerei più volentieri a new york comunque vedi tu Clara telefona a Sandra. Perché? Cosa deve dirle? Cosa ha deciso? Avete capito? Riascoltiamo. Pronto? Ciao Clara! Tutto ok? Novità? Sandra, ho deciso. Voglio trasferirmi a Roma. Ma sei lì solo da due giorni. Sei impazzita? Sono impazzita per questa città. È meravigliosa. Voglio vivere qui per sempre. Ma non starai esagerando? Beh, intanto voglio passare qui almeno le feste di Natale. Il clima è perfetto, c'è sempre una luce calda, bellissima, e poi tutta questa storia antica, incredibile. Ma non c'è troppa confusione. Guarda che io sono abituata al caos di New York. È diverso però. Il traffico, il rumore, la sporcizia. Sicuramente Roma ha anche tanti problemi, ma io la adoro. Sono contenta che ti piaccia così tanto. Se davvero ti fermi un po' di più, potrai anche venire a trovarti. Che bella idea! Prendi una freccia e vieni qui anche tu per qualche giorno e poi potremmo passare il Capodanno insieme. Il Capodanno lo passerei più volentieri a New York. Comunque, vedi tu. Clara ha deciso di trasferirsi a Roma almeno per un po'. La città le è piaciuta così tanto che vuole fermarsi lì per qualche mese. Vuole passare a Roma le feste di Natale e anche Capodanno. E voi? Siete mai stati a Roma? Vi è piaciuta? Lasciate un commento e raccontatemi dei vostri viaggi. Raccontatemi anche cosa farete a Natale e a Capodanno. Sono curiosa! Ci vediamo presto! Ciao!